Allora, proviamo a seguire questa strada, vediamo un po' se c'è una strada che va sotto e quella che va nella casa, quella che va dritto invece in teoria è quella che dovrebbe andare nell'altra. Ah, sono arnie e ci sono anche le api. Dobbiamo andare di lì, secondo me. In questa esplorazione troveremo una casa assolutamente fuori dall'ordinario. Vi invito a guardare tutto il video. Inoltre, ho da raccontarvi una storia molto interessante. Guardate in che contesto siamo, in mezzo alle colline di Torino. Non sembra, ma qua siamo parecchio in discesa. Dobbiamo un'occhiata. Cosa stai pensando? Che è occupato. C'è qualcuno? Questa casa sembra sia stata occupata di recente, ma è stata anche recentemente chiusa, a quanto sembra. Sì, qualcuno l'aveva occupato, non c'è nessuno. No, non c'è nessuno, però sì, qualcuno l'aveva occupato. Qualcuno vedi che ha acceso un fuoco. Ma da poco, perché c'è ancora l'odore, quindi qualche giorno fa, secondo me. Non siamo entrati perché era chiuso. Noi rispettiamo i posti chiusi. E poi al di là di questo era tutto pulito. Sì. Secondo me qualcuno Qualcuno si ci viene, donna, sì, di anche notte. Oppure era stato occupato. perché c'era. Ad una decina di minuti di cammino c'è una seconda casa abbandonata, molto più interessante della prima. Solo che per raggiungerla bisogna camminare su un sentiero poco battuto. C'è il V? Hai sete? C'è qualcuno? La casa è isolatissima, completamente nascosta dal mondo esterno. Ho scoperto che era abitata da due personaggi che hanno di fatto creato una leggenda nella Torino anni 80. C'è nessuno, eh. È con molta evidenza una casa abusiva, realizzata da persone che sapevano sopravvivere con poco. Il posto è molto strano, fin dal primo momento. C'è una scritta stranissima. Zeus ti vede. Qualcuno? Adesso torniamo alla strada principale. Dice che c'è qualcuno. Negli anni 80 a Torino c'era questo signore che aveva scritto su ogni strada Zeus ti vede con un occhio. Questa era con molta probabilità la sua casa che condivideva con sua moglie. Aspetta, diamo prima un'occhiata qua. Ma vi racconterò meglio la storia più avanti. Ora continuiamo a vedere i dintorni della casa. Porco Zeus! Le scarpe fanno cagare. Nei dintorni dell'abitazione c'è tutto quello che serviva per sopravvivere, tutto lasciato nell'abbandono da anni. Sì, qualcuno qua ci fa la legna. Ma è strano che ci sia qualcuno, è veramente strano. Strano Tutto abusivo. sto posto. C'erano le gabbie dei conigli qua. Però qui non lo usano da tanti anni. Vediamo se c'è qualcuno che siano fotografi.
Decidiamo finalmente di avvicinarci, ma prima diamo un'occhiata dentro la serra, dove la coppia coltivava ciò che usavano per mangiare e sopravvivere. Che posto strano. È veramente strano. Fammi vedere quel giornale. Si estende il contagio. 2006. Si estende il contagio, allarme in Italia. Vedi, le cose alla fine non è che cambiavano tanto. Hanno accumulato un sacco di roba qua. No, mi ha abbandonato, dai, non ci entra nessuno da un sacco di tempo. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Io faccio. Se c'è qualcuno che mi guarda. Andiamo a vedere se si riesce a entrare, ma non credo, sai. Qui è proprio chiuso. C'è qualcuno? Minchia, era solo incastrata. C'è qualcuno? Ottobre 2010. Che puzza, ma qui non entrava nessuno da un sacco di tempo. Sì, questa era una casa abusiva in legno. La coppia viveva di elemosina e sostenevano di essere dei profeti. Inoltre, il personaggio in questione affermava di conoscere nei dettagli l'attentato di Piazza Fontana, diventando negli anni Ottanta una sorta di leggenda metropolitana vivente. Su internet si possono trovare molte dicerie sul suo conto, che potrebbero non essere sempre del tutto veritiere. Ci sono giornali a terra. Vedete, ottobre 2010. La casa è stata abbandonata nel 2010, forse quando è mancata la moglie del profeta. Ho come l'impressione che siano mancati all'improvviso proprio in mezzo a queste mura. Mamma mia, impressionante. C'è una puzza qui dentro. Vedete, si scaldavano con la corrente elettrica, quindi erano riusciti ad allacciarsi in qualche maniera. Diva, gennaio 2008. Oddio, questo segno sul muro è inquietantissimo. C'era qualcosa, ti ha appeso e poi è stato portato via. Sembra un fantasma. Sembra un fantasma, davvero. Comunque è incredibile che aveva l'impianto elettrico e dormiva qui dentro. E dice il letto, due letti, quindi forse era una coppia. Una coppia di eremiti. La cosa che passava dalla cucina alla camera da letto. Quindi secondo te qui ci vivevano due eremiti? Sì, due persone, una coppia. Adesso volevo vedere meglio lì la cucina. Hanno lasciato tutto. È la cosa più strana, vedi? È come se ne fossero andati via all'improvviso. Qui ci sono addirittura gli stuzzicadenti, i bicchieri, tutto lasciato come l'ultimo giorno, così da ottobre 2010. Fa impressione. Sono morti. Anzi, sì, sono morti. Oppure li hanno cacciati. L'ultima cena. E addirittura la cosa incredibile è che avevano il bagno. E il bagno non è in legno. Voglio farvi notare sta cosa. No, guarda qui. Tenevano un sacco di carte. Carte da gioco. Qui ci sono addirittura degli appunti. Agenda del 1988. Febbraio, 15 febbraio 1988, alle ore 16, assicurazione Arca. Ore 9, via Principe Amedeo. Aveva tanti impegni questo qua, è strano.
Ma non lo so, è stranissimo. Sono segnate ogni giorno, c'è una via e un indirizzo diverso. Qui ci sono ancora gli stracci, la carta igienica, cioè, ma dai. Io non ci credo. Nel gabinetto, vediamo se tiro l'acqua da sotto. Andati via di fretta e furia. Sì, avevano anche l'acqua, tra l'altro. Nel cesto della lavanderia sporca c'è ancora tutta la lavanderia sporca da almeno 13 anni. Sì, tra un po' andiamo via perché non è che siamo molto tranquilli. Volevo vedere ancora di qua. Vedete, i pavimenti sono tutti in legno. Sinceramente trovo che sia un posto incredibile. Non per un motivo particolare, ma perché si ha come l'impressione che la coppia non se ne sia mai andata del tutto, quasi come se fossero pronti a tornare da un momento all'altro. E pensare che siamo a pochi passi da Torino. Sì. Anche te c'è un po' d'ansia, vero? Un po'. Un po' anch'io. Boh, noi chiudiamo come abbiamo lasciato, quindi facciamo così. Cos'è che c'è qua? Però c'è l'acqua. Vedi? Con la sedia sempre così, ci sembra che da un momento all'altro la persona che era seduta qui si è alzata e se n'è andata via. Niente, l'esplorazione finisce qui. È stata un'esplorazione veramente strana, devo dire la verità. Uno specchio per farsi la barba al mattino, tipo, uno si poteva fare la barba così all'aria aperta. Cioè, qui ci viveva qualcuno che aveva accumulato tutta la roba, tutte cose vecchie, e poi si è fatto la casa. No, ma guardate le fondamenta. Cioè, noi abbiamo camminato qui sopra, come commenti te? Non so che dire, secondo me se quante volte si sono rotti i cosi, i tronchi. Cioè, sta casa è tenuta su da quattro tronchi. Da degli stuzzicadenti. Però la cosa più strana, sai qual è? Quella scritta, Zeus ti vede. Zeus ti vede, una frase capace di impressionare. Torino fino a pochi anni fa era ricoperta in ogni strada da questa frase, una delle tante leggende metropolitane che questa città nasconde. Oggi abbiamo esplorato una casa che mischia leggenda con realtà. Non sapremo mai tutta la storia, ma alcuni dettagli che abbiamo trovato ci fanno pensare che abbiamo scoperto un posto unico e nascosto, un angolo di Torino segreta.